Teaspoon. 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 Sì, cosa? No, perché io... che cosa posso fare per te, Jesse? Tu sei stato sposato 6 volte, vero? 6? Sì, avevo perduto il conto. Perché? E non hai mai scritto alle tue mogli delle lettere d'amore? Beh, sì, devo ammettere di essere stato uno scrittore molto, molto fecondo nel corso delle mie vicende sentimentali. Ora, perché mi fai questa domanda? Mi aiuti a scriverne una? Ah, beh, dipende. E a chi intenderesti scrivere una lettera del genere? Non posso dirlo. Capisco. E tu avresti in mente di firmarla? No. Bene, sono la mia specialità. Siedi pure, figliolo. E diamo la caccia alla preda più sfuggente che esista. Il cuore d'una giovane donna indifferente. A lui? No. Io non lo so, ma sei sicuro che andiamo bene da questa parte? È qui che Aquila Nera ha detto di aver visto quel puma striato. Sì, lo so, ma... Ci ha mai indirizzato male? Io continuo a pensare che faremo meglio a dar la caccia ai bisogni. Ma che ti prende? Sto fermo! Fermo! Buono! Ehi, vieni qui! Veramente non capisco perché non avete preso il carro e non siete andati avanti da soli. Sorella Caterina ha avuto una visione. Ha detto che era importante continuare il viaggio insieme. Ha detto così, eh? Sì. Beh, certamente per voi è più sicuro. Comunque, devo ammettere di avere un po' di paura. Paura di cosa? Di Pete? No. Di te. Così, lei ha spesso di queste visioni? Abbastanza. Sa vedere nel futuro e cose del genere? Oh, santo cielo, no. So solo leggere nel cuore. Pare che sia passato di qui, eh? Ehi là! C'è nessuno? Chi siete? Buonasera, signore. Che diavolo vuoi? Oh, scusate, sorelle. Ecco, noi stiamo cercando un grosso gatto. Oh, l'ho visto benissimo. Ha distrutto tutto il mio pollaio. Ho ucciso quasi tutte le mie galline. Accidenti, a Pete. Ma ha lasciato anche un ricordino. Che ricordino? Ve lo cedo volentieri. Mi dispiace di quanto è successo. Sa dirmi dopo dove è andato? Da quella parte. La ringrazio molto. Noah, sorelle, sarà meglio catturarlo prima che combini altri guai. Grazie dell'aiuto. Mi scusi, signore, ma le galline che ha perso, quanto crede che valessero? Ma non lo so, forse $10, credo. Signor Cody, signor Dixon, ritengo si debba a questo gentiluomo il suo denaro. Cosa? Pete è sotto la vostra responsabilità. Compensare quest'uomo della sua perdita è un gesto cristiano. Non è colpa nostra se Pete ha fame. Se fossi lei, signor Dixon, non perderei il mio tempo a discutere. Tenga. Grazie. Soddisfatta? Qui non c'entra affatto la mia soddisfazione personale. Le auguro una buona giornata. Altrettanto, sorella.
Ti vedo turbato, William. C'è qualcosa che non va? Elizabeth, tu prima hai detto di avere paura di me. Cosa volevi dire? Non è di te che ho paura, ma di me. Quando ti ho accanto ho delle sensazioni. Cose che non avevo mai provato prima. Oh, Elizabeth. E quando tu sei accanto a me, che cosa provi? Lo stesso. Cosa facciamo allora? Elizabeth. Credo che la cosa migliore adesso sia andare a dormire. Stai ferma. Oh, Susanna. Non aver paura, Elizabeth. Adesso fai esattamente quello che ti dico. Ferma, ferma. Quando ti dico vai, corri dall'altra parte della gabbia. Perché? Oh, tu, Pete, sta buono e seduto. Coraggio? Elizabeth. Così va bene. Ora lascia che gli dia un'occhiata. Elizabeth, sei impazzita. Abbi fede. È una creatura di Dio anche lui, sai. Lui è solo un grosso micione, non è vero, Pete? Per essere un micione ci è già costato caro finora. Ma come fa ad accarezzarlo? Questa è per te, Pete. Tu sì che sei un bravo cucciolo. Avevi tanta sete, non è vero? Noah. Che c'è? Io credo proprio di essermi innamorato di Elizabeth. Stai scherzando, vero? Magari fosse così. Beh... lasciala perdere. Non è così facile. Andiamo, Cody, non ti rendi conto? Lei fra poco diventerà una suora. E credi che non lo sappia? Pensi che riproveranno a rubarcelo? Sì, tu che cosa faresti se fossi un cacciatore? Sarà meglio muoverci. Vado ad avvertire le suore. Tigri, suore, indiani, galline, visioni. Che viaggio. Credo che si sia innamorato di te. Quando ero piccola mi prendevo cura degli animali che erano al convento. Facevo finta di essere San Francesco. Le sorelle dicevano che avevo un dono divino. C'è qualcosa che dobbiamo decidere adesso. Cosa? Come dobbiamo fare per riportare il vecchio Pete nella sua gabbia? Ah, beh... possiamo sempre chiederglielo. Coraggio, Pete. Coraggio. Vieni qui. Vieni, Pete. Vieni, bello. Avanti, in gabbia. Hai già combinato abbastanza guai. Ecco fatto. Sveglia il tuo amico. Noah, che c'è? Noah! Avanti, in piedi, tutti e due. Forza. Cosa volete? L'animale. Ah, 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 ah.
corde! Fermo, signor Dixon, non spari! Li lasci andare, signor Dixon, per favore. Grazie. Io non posso ammettere l'omicidio, signor Dixon. Ma questo era l'unico modo per fermarli. Dove ha preso quella, sorella? Ce l'ha lasciata il signor Darcy quando è andato a riparare la ruota. Ha detto che poteva servirci. Credo che avesse ragione. La colazione sarà pronta fra 10 minuti. Sorella Anna, Elizabeth. Mia adorata, molte sono le ore che ho passato indugiando sulla tua bellezza. Molte le notti insonni passate sveglio nel mio letto, tormentato dal suono dorato della tua voce e bramando il contatto soave delle tue dita avvinghiate alle mie. Adesso sto un pochino esagerando. Forse è solo un'immagine poetica. Comunque sia, non mi sembra lo stile di Kid. Leggili alla fine la parte che parla del cervo. Ah, vedendo il suo destino innanzi a lui, il possente cervo gentilmente si avvicina alla graziosa Daina, fiducioso, nell'attesa di poter dividere con essa la passione che gli sta divorando il cuore. Oh! Hai capito che roba? Solo una persona al mondo può scrivere una lettera così. Teaspoon. Ma non di sua iniziativa, sciocca. Avrà solo aiutato Kid. Oh. Kid deve avergli detto di non essere capace di scriverla. Ma certo, deve essere proprio così. Già. Oh mio Dio, eccolo là. Pensi di restare seduta qui? Coraggio, vai. Grazie, Rachel. Ciao, Lou. Ciao, Jesse. Ho parlato a lungo con sorella Caterina stamane. Le ho detto tutto quello che io provo per te. Davvero? Ha detto che è stato un bene che ci siamo incontrati. No, aspetta un minuto, Elizabeth. Ora non fraintendermi. Tu mi piaci davvero. Ma io so che è una vita che ti stai preparando a servire il Signore. E perciò io non credo che... Non preoccuparti, William. Non è un problema che ti riguarda. Non lo è. Per tutta la vita non mi sono mai posta la domanda chi fossi io e che cosa dovessi fare. Se avevo un problema, io pregavo e la risposta mi veniva rivelata. Ma adesso, per la prima volta, sono io a dover scegliere e nessuno può aiutarmi. Dimmi una cosa. Pensi che io sia carina? Sì. Mi fa piacere. Sorridi, William. Sorella Caterina una volta mi ha detto: l'anima risvegliata da un dubbio è migliore dell'anima che dorme sicura di sé.